staccatissimo e articolato, quello che si sente l'articolazione, non il volume. E anche voi, Daniele, cioè più articolato possibile, perché altrimenti si... Sì, non è... Riproviamo? Sì. Questa è una celebrazione, se si può dire, questo in questo contesto del, diciamo, del fatto che la storia si ripete. La storia si ripete, eh? Come ha detto il re Salomone, niente nuovo sotto il sole. Tutto quello che era... È... Ma noi oggi dobbiamo commemorare la Shoah, giusto? Dobbiamo commemorare tante cose, fra altro lo spirito umano che ha prodotto, che può produrre tutto quello che vuole. Il bello in assoluto, il brutto in assoluto. Esther è un punto d'incrocio fra questi due estremi. E perché hai scelto Handel? Handel per noi ha già distillato questa storia, ha già distillato due o tre volte. Lui ha scelto un testo molto antico, di più o meno la Persia di 2600 anni fa, l'esilio babilonese che ha finito sotto le mani dell'impero persiano. Uno di loro era Mordecai. Ho capito. Ma senti, ma queste storie di ebrei, secondo te, riguardano solo gli ebrei? Storia di ebrei è la storia dell'umanità, in poche parole. Cioè, la civiltà umana, almeno la parte europea o la parte occidentale che noi conosciamo oggi, viene da là, viene da Gerusalemme, viene con il passare degli imperi, arriva dagli imperi babilonesi all'impero persiano, poi ci sono altri, ci sono assiriani, sempre gli ebrei presenti in ogni pezzo della storia di questa parte del mondo, o impero romano e via via. Quindi questo giorno della memoria non è solo una cosa che riguarda le comunità ebraiche? Il giorno della memoria è una cosa che riguarda la coscienza umana, ovunque ci sia, secondo me. Ma sono dichiarazioni molto grandi, si può parlare anni a questo, si può parlare secondi. La cosa che io mi sento di più che passa il tempo è che noi non possiamo scrivere libri, possiamo leggere libri, possiamo descrivere questo ad esaurimento, ma quello che è successo là è che non è la prima Shoah, è una delle Shoah. Certo. Non parlo neanche solo gli ebrei, che la Shoah riguardava 6 milioni di ebrei, 10 milioni di russi, 10 milioni di tedeschi, un numero non definito di zingari, orfani, da vedove, chiunque vuole, la sofferenza umana, e ci sono tante possibilità di interpretarla. Una delle cose è l'interpretazione di Handel, che ha preso un testo antico, biblico, che già racconta la storia. Mordecai ha visto la Shoah che è successa al popolo ebraico, la distruzione del tempo, l'esilio, è la stessa cosa. Lui descrive lì descrizioni che abbiamo tradotto i recitativi in italiano proprio per un pubblico italiano. Lui dice lì: mi par di udir pianti materni. In prefettura, dove oggi 27 gennaio si ricordano gli ex internati militari, e subito dopo andremo a Bertinoro per ricordare i deportati e gli uccisi ebrei. È un modo di fare storia e memoria integrata tra tanti, tra più generazioni. Per esempio, io avevo un fratello partigiano
e allora a volte veniva anche a casa e allora dovevamo nasconderlo e lo nascondevamo, avevamo fatto 2 o 3 rifugi, uno sotto il cammino, poi c'era la botola di collo e difatti quando successe il fatto che poi ci portarono via, mio fratello era lì sotto il cammino. E, però io non feci in tempo, io praticamente ero a Ravenna e quindi quando torno indietro mi trovo la guardia davanti alla porta, poverino, lui mi voleva mandare via, dice no, non potete entrare, ma parlava in... e io dicevo, ma sei scemo, io abito qui, come non posso, io non sapevo niente di niente. E allora gli getto la bicicletta addosso e scappo via in casa, come scappo in casa, mi sento prendere qua dal colletto, poi mi chiudono in una stanza da sola e poi dopo interrogatori e via, finché sono finiti in Germania, insomma. Signor prefetto, lei in pochissimi minuti ci ha tracciato dei punti basilari. La ringrazio veramente. Grazie a lei, signor prefetto, eccellenza, un saluto all'eccellenza vescovo, autorità superstiti e campi, sono alcuni, ho conosciuto una signora con grande onore, cittadini tutti, vi ringrazio veramente di questa partecipazione così forte per la città di Torino. Rievochiamo nella giornata della memoria qui in Torino la tragedia del povero ebraico, la Shoah, del popolo rom e curamos, di altre popolazioni germinali, delle decine di milioni di europei che morirono soffrendo e i soldati d'Italia internati militari. Com'è lo stato della memoria dei fatti storici nel nostro paese? Tutti i fenomeni conoscono sempre una grande varietà, quindi è difficile assolutamente generalizzare. Allora c'è una mancanza di memoria, indubbiamente, è umana poi, e una memoria convenzionale per così dire, sì lo dicono tutti, lo dico anch'io, insomma, vero, così eccetera, e c'è una memoria invece cosciente, consapevole, profonda, e memoria che può portare anche a diverse riflessioni, diverse considerazioni, non è detto che per tutti sia la stessa, insomma. L'istituzione della giornata della memoria, con il suo coefficiente di retorica che può avere e che è ineliminabile, perché tra la persuasione e la retorica c'è sempre un divario, però non è detto che questo divario ci debba essere, perché tante volte le parole che si dicono sono sincere, insomma, no? E quindi c'è la grande retorica, la retorica nel senso umanistico, la retorica nel senso latino, e che era anche espressione di concetti, espressione di sentimenti, quindi qualcosa di reale, insomma, la retorica è la parola, quindi come fa l'uomo a rinunciare alla parola, insomma, no? E qui io credo che ci sia una memoria genuina, non si può pretendere che sia di tutti, però credo che sia sentita, insomma. Ecco, a questo proposito, particolarismo ebraico e universalismo ebraico, la giornata della memoria non è un fatto degli ebrei solo. Certo, è di tutti, è di un popolo che fin dall'inizio viene definito da Dio come in una prospettiva più ampia, le famiglie della terra, no? Tu sarai di benedizione per le famiglie della terra, insomma, e quindi il significato universale nella particolarità c'è, poi c'è chi insiste di più sulla particolare, chi insiste più sull'universale, io penso che sempre la soluzione giusta è quella del binomio dialettico tra i due termini, e quindi il particolare e l'universale, io lo sento molto, insomma, ecco. E quindi dicevo prima, punta esponenziale, poi tutti i nodi vengono a pettine, insomma, e quindi quella che era la tragedia che poteva sembrare di una minoranza è stata poi la tragedia generale. Sei tu.
valore proprio della giornata della memoria, è bellissimo il modo in cui qui a Bertinoro e poi a Forlì è stato celebrato, è proprio di riproporre nel loro complesso i valori di tolleranza, di libertà e di convivenza, e questo è molto attuale, e su questo piano le minoranze religiose possono effettivamente dare un loro contributo. E in particolare, ecco, ai partecipanti ebrei ho chiesto, a proposito del particolarismo e dell'universalismo della fede ebraica, voi valdesi soffrite di particolarismi in qualche occasione? Ma io credo che il futuro, se il futuro ha da essere buono, è la capacità di convivenza delle tre grandi religioni monoteiste nel Mediterraneo, cioè quella ebraica, quella cristiana, quella musulmana. Certamente gli ebrei sono state la prima religione che ha abbandonato un politeismo e ha avuto un monoteismo, e con l'Antico Testamento ha scritto un testo che è assolutamente fondamentale anche per la fede cristiana. Nella tradizione evangelica il Vecchio Testamento ha un forte posto, ha una forte sottolineatura, e questo ha di fatto sempre creato un rapporto piuttosto stretto fra protestanti ed ebrei. Io sì, parlerò, diciamo, in qualche modo di questa tematica, ma da un punto di vista che è quello del discorso risorgimentale, cioè come il discorso risorgimentale ha elaborato il tema Israele, direi, più che ebraismo, cioè il tema della nazione Israele, del modello nazionale che l'antico Israele rappresenta. Perché grazie agli studi che negli ultimi anni si sono molto sviluppati, abbiamo appreso quanto siano importanti i cosiddetti calchi del discorso risorgimentale, cioè in altre parole le componenti materiali, diciamo così, che sono stati utilizzati nell'elaborazione di un discorso risorgimentale che poi di fatto ha modellato il senso della coscienza nazionale. Eppure essendo in primo luogo un evento culturale, la formazione appunto di un discorso, questo evento culturale, la formazione di questo discorso in realtà è stato di estrema importanza anche dal punto di vista politico e storico, perché è proprio il modello dell'identità nazionale, così come si è venuto configurando in sostanza fra gli anni 20 e gli anni 40 dell'Ottocento, in questo trentennio, che ha poi costituito la base di un'identità nazionale su cui in realtà si è poi costruito lo Stato nazionale. Quindi farò questo con particolare attenzione al ruolo dei cattolici all'interno della costruzione del discorso risorgimentale e all'uso che i cattolici hanno fatto del modello Israele nel loro contributo al discorso risorgimentale. È una premessa un po' complicata, ma in realtà corrisponde a qualcosa che è già stato detto. Quando prima Aldo Spini parlava di Gioberti, sostanzialmente parlava di questo, parlava di come il filone giobertiano e neoguelfo abbia effettivamente contribuito in modo piuttosto notevole alla diffusione di un atteggiamento diciamo filo ebraico in senso generico, e quindi vorrei dire qualche cosa sulle ragioni per cui questo filone della cultura risorgimentale, che non è un filone secondario, abbia contribuito. Vorrei però dire due cose anzitutto. Primo, che questo filone ha contribuito anche al di là della cesura, che è evidentemente fondamentale, del 1848, cioè, diceva giustamente prima Aldo Spini, il 48 ha rappresentato evidentemente una cesura, perché l'atteggiamento assunto durante quell'anno dall'istituzione, da Pio IX in modo particolare, certamente ha distolto una serie di energie del mondo cattolico dalla cooperazione al movimento risorgimentale. Non del tutto per vari motivi, non del tutto perché anzitutto il clero, per esempio, ha continuato a contribuire al processo risorgimentale. La stessa
missione, diciamo, la stessa azione garibaldina del 1860 al Mezzogiorno si è potuta avvalere in una parte considerevole di contributi che sono da parte del clero meridionale, di religiosi, persino un vescovo ha seguito Garibaldi fino a Napoli, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che c'è questa partecipazione che è continuata anche al di là del 48, ma è anche continuata al di là del 48 proprio per il motivo che, avendo contribuito a fissare quello che Banti chiama il canone risorgimentale, cioè per il contributo dato dai cattolici alla definizione, all'elaborazione del discorso risorgimentale, beh, questo contributo è rimasto anche successivamente, perché si è fissato in determinate dimensioni culturali che evidentemente hanno continuato ad agire anche al di là del 1848. Ripeto, un discorso culturale di cui però non possiamo ignorare i risvolti politici e quindi poi anche la concretezza dal punto di vista storico. Dunque, invece parto da anni più recenti, cioè dal 1938. Il 1938, le leggi razziste del 38 sono la morte della patria, sono la fine del risorgimento, questo è stato ormai detto molto, almeno del risorgimento così come è stato inteso dai suoi protagonisti, da quello che è stato lo spirito risorgimentale. Questo è stato molto detto, però vorrei aggiungere che non si è in qualche modo potuto dirlo davvero fino a quando non è iniziata nella storiografia italiana una riflessione sulle leggi razziste del 38 seria, cioè 50 anni dopo la loro emanazione. Perché? Perché le leggi sono state viste soprattutto come qualcosa che riguardava gli ebrei, sono state viste dal punto di vista degli ebrei, come le leggi che colpivano una minoranza e gli impedivano dei diritti, non sono state viste dal punto di vista della società italiana e dei suoi principi come qualcosa che violava radicalmente quelli che erano i principi di libertà e di uguaglianza di tutti i cittadini che erano state proposte dal Risorgimento e su cui si era costruito il Risorgimento. Principi su cui io vorrei un pochino andare a vedere soprattutto come sono stati visti dall'ebraismo italiano nel momento dell'emancipazione. Come mai l'ebraismo italiano ha nel momento della sua emancipazione si è identificato così fortemente con quello che era il processo risorgimentale di costruzione della nazione? Quali sono i momenti e i punti su cui si è accordato e qual è stato poi, e questo mi interessa ancora di più, il momento invece in cui tutto questo si è rotto, che precede di molto l'emanazione delle leggi razziali e in cui nella trasformazione della società italiana anche si determina uno slittamento, possiamo dire, dell'identificazione nazionale del mondo ebraico, per cui se precedentemente c'era stata una sorta di nazionalizzazione parallela, per usare una frase di Momigliano e poi ripresa vista anche da Gramsci, adesso invece c'è una sorta di volontà di provarsi cittadini italiani dopo, all'epoca della prima guerra mondiale, dopo il 1912, con la guerra di Libia in poi, nel mutamento che sostituisce questa affinità elettiva con il Risorgimento. Beh, di Nora, aspetta questa giornata della memoria, perché in questo centro culturale, in questo centro universitario, dove ha sede anche il Museo Interreligioso, Bertinoro dimostra la sua vocazione e anche il suo legame e le sue radici storiche. Bertinoro crede in questa celebrazione, io sono arrivato lievemente in ritardo anche rispetto all'inizio di questa bellissima iniziativa, perché ho incontrato 300 ragazzi stamattina a Bertinoro e a Forlì in Popoli, dove noi abbiamo organizzato proiezioni, dibattiti. Tra l'offerta formativa che diamo ai nostri ragazzi c'è il giorno della memoria, perché per noi è assolutamente strategico e importante far crescere i nostri ragazzi con la piena coscienza di quello che è stata la storia. E credo che sia doveroso, come diceva, anche se per noi ebrei è apparentemente inusuale raccoglierci in una chiesa, io credo che sia doveroso ricordare, questo in particolar modo in forma personale, una parte della mia famiglia paterna, l'altra è andata tutta ad Auschwitz, con i bambini, bambine, cugini primi, e una parte fu salvata proprio dal parroco di
della parrocchia dove a un passo si stava consumando la tragedia immane del 16 ottobre 1943 a Roma. La parte della mia famiglia fu salvata come se salvo, rifugiandosi nella chiesa a due passi dalla famosissima Araceli in Roma. E quindi credo che sia doveroso per questo ricordare che ci sono state delle persone che hanno fatto del bene aprendo le loro porte senza nessuna regola, mettendo a repentaglio la loro vita, proprio come la figura dello tzaddik, cioè del giusto, colui che mette a repentaglio la propria vita per salvare la vita degli altri. E ogni volta in cui si vuole sottolineare il ricordo di un evento specifico, la Torah, il Pentateuco, il libro della nostra tradizione, ci esorta in un modo particolare, con un imperativo che non dà possibilità di fraintendere. Zachor al Tishkaf, ricorda, non dimenticare. Il famoso commentatore medievale, Rabbi Shlomo, figlio di Yitzchak, commenta dicendo che l'uno non è sinonimo dell'altro termine ed ognuno dei due hanno un valore ben preciso. Zachor, ricorda, e lui aggiunge Bappet, ricorda con la bocca, ossia trasmetti alle generazioni successive attraverso l'insegnamento e il racconto. Non aspettare che siano essi a chiedere, ma sii tu a stimolare loro le domande. Altishkaf, non dimenticartelo, Minnallet, dal tuo cuore. Com'è possibile dimenticare qualcosa che ci ha feriti profondamente nel nostro cuore? Deve esserci un continuo allenamento, sostengono i maestri di Israele, al ricordo, e qualsiasi mezzo è quello giusto, anche la musica. Storia in buona parte alla presenza di due grandi tradizioni religiose. La prima tradizione è quella cristiana, essenzialmente, che dà il nome anche alla città, che viene fondata da monaci cristiani provenienti dalla Britannia francese. L'altra tradizione è quella ebraica. La prima comunità ebraica arriva qui a Bertinoro nel 1397, viene fondata da Abramo di Salomone, che proveniva da Cesena, ed è una comunità che si insedia al centro della città proprio, vicino alla piazza centrale. È una comunità, quella ebraica bertinorese, piccola ma coesa e ben inserita all'interno del contesto sociale generale della città. La comunità ebraica, per tutto il periodo della sua permanenza qui a Bertinoro, ogni anno parteciperà all'acquisto del sale per l'intera comunità bertinorese, quindi anche per quella cristiana. Avevano la possibilità di avere un luogo di sepoltura all'interno delle mura cittadine, il cosiddetto quartiere del Paradiso. Avevano una propria scuola, sicuramente la sinagoga, dei luoghi di vinificazione, possedevano le case che abitavano e vinificavano all'interno di queste case. Alla metà del 400, probabilmente nel 1445, qui a Bertinoro nasce Ovadia di Salomone, noto come Ovadia da Bertinoro, Ovadia Yare, detto il Gran Bertinoro, autore del commento alla Mishnah, che trascorrerà l'ultima parte della sua vita a Gerusalemme,
e da Gerusalemme scrive alcune lettere al padre rimasto qui in Italia, e in quelle lettere parla della pacifica convivenza tra ebrei, cristiani e musulmani a Gerusalemme alla fine del 400. È il tipico esempio di rabbino italiano che è fedele alla propria tradizione religiosa, ma è profondamente influenzato anche dalla tradizione rinascimentale italiana. Che avevano conosciuto loro stessi i pogromi come espressioni di violenza improvvisi o quelli più strutturati, ricordo solo Kishinev, 1903, 3 anni dopo la grande esposizione universale di Parigi, 50 milioni di spettatori, che celebrava i fasti della modernità del nuovo secolo. Potevano loro, che conoscevano l'esperienza dei pogromi, immaginare l'inimmaginabile, direbbe Amari, immaginare la Shoah? Potevano cioè immaginare che sarebbe salito al potere un regime che per colpire l'ebraismo avrebbe annientato il popolo? Io ho una ex moglie di famiglia ebraica, la cui triestina, anzi austriaca, scappata a Trieste, e la cui famiglia è stata denunciata dagli italiani, arrestata dagli italiani, i vecchi sterminati dagli italiani subito a Trieste, gli altri andati a Auschwitz. Questo per dire che gli italiani si sono comportati molto bene, ma anche molto male. Le due memorie non si equivalgono. In una discussione pubblica di 2 giorni fa con il presidente emerito della comunità ebraica di Bologna, noi ci troviamo sempre contrapposti, ormai quando ci incontriamo facciamo troppo delle parti, perché lui è uno di quei bambini ebrei che si sono salvati in Svizzera e magnifica le qualità degli italiani. Cioè, lui parte dal presupposto che, siccome le leggi razziste c'erano, io mi rifiuto di chiamarle leggi razziali per motivi ovvi, perché vorrebbe dire che accetto il loro punto di vista e anche accetto l'esistenza delle razze, posto che le leggi razziste devono esistere, posto che deve esistere un sistema persecutorio, allora gli italiani sono più bravi. E lui dice, ma figuratevi i lituani. Certo, i lituani sono stati peggiori. Ma c'è anche un altro discorso da fare, ma qui salto veramente le tappe. Il razzismo di Stato italiano, nei fondamenti ideologici, c'è da subito, dalle origini del fascismo, su questo nessuno mi persuaderà del contrario, ma viene eretto al sistema pubblico, conseguentemente perseguito, molto tardi. Quindi gli italiani non hanno tempo di abituarsi a essere persecutori anch'essi. Per cui c'è una maggiore elasticità, c'è un parco di maggiori possibilità. E poi l'antisemitismo, benché presente in Italia, benché forte, non era diffuso, non era radicato in tutto il territorio. Parlare del nord-est è già diverso rispetto ad altre aree d'Italia. Sotto questo punto di vista è fondamentale, a mio parere, però questa è l'unica cosa che metto come opinione personale, a mio giudizio l'Italia, per trasformare l'antisemitismo che già esisteva in razzismo di Stato, è passata per una costruzione graduale, sistematica, puntuale, estremamente raffinata e complessa del razzismo contro gli africani. Il rimosso, specie in riferimento ai traumi culturali anche legati agli eventi delle atrocità del passato, come posso dire, non lascia lo spazio alla costruzione della memoria. Per cui il tema è proprio questo, il rimosso c'è e capita che ci sia, il punto è riuscire ad entrarci dentro, riuscire a lavorarci sopra, a lavorarci con dei processi culturali e con dei processi di costruzione del significato per elaborarlo, per superarlo e poi mantenere le memorie che si creano da questo punto di vista, in questo senso. Oh,
dalla bocca dei neonati susciti una precoce note di chi ti adora in verità. Accetta le suppliche del tuo servo. Holocaust is not the right term. Unfortunately, it is still quite popular in America. Mm-hmm. It became very much associated with Jews because of the TV series Holocaust. If you remember, it was in the 70s. Yeah. I think the European answer was the 80s with Landsmann Shoah. Mm-hmm. Yeah. So it was a little bit easier in Europe to make the switch to Shoah, which is today common knowledge in Europe, not in America. And in Shoah is a Hebrew word, is of course the right term in Hebrew, but even the name of Yad Vashem, the official name of Yad Vashem, which was coined in the 50s, 1953, because there was a law of Yad Vashem, is talking about Holocaust. Now, at that time, Holocaust was not used so much in association with Jews. Mm-hmm. It was 50s was the heyday of the Cold War, where everybody spoke about nuclear Holocaust. Yeah, but Holocaust is all burned, correct? Exactly, it is all burned, and originally it has nothing to do with Jews. Mm-hmm. It has to do with with the pagan sacrifice. And this Holocaust is already used by ancient Greek authors much before it was the Hebrew name, biblical name, Olah, was translated in Septuaginta to Holocausto. Yeah. Yeah. And I try to make it clear that this is not fitting. And it has to do also, if we want to shape a culture of memory, we need a unique term for that. Yeah. Because if you use a term which is good for all other things as well, your memory is likely to get quicker blurred. Memory fades away anyway. You have to struggle against forgetfulness all the time. Yeah, sure. Each but generation, this is not a matter of Jews. No, that's a general remark. But if you have the tool, the linguistic tool, which you can shape it as a unique term, it helps you to keep the memory. Oh,
veramente con grande piacere che mi trovo qui questa mattina e il magnifico rettore dell'Università di Bologna, il professor Viviano Dionigi, mi ha pregato di leggere un messaggio di saluto che leggo immediatamente. Dalle molte iniziative di questi giorni, ad alcune delle quali ho partecipato personalmente a Bologna, mi sembra che emerga forte l'esigenza di capire. Ricordare significa riportare al cuore il corpo, vale a dire la sede dell'intelletto, capire e far capire, soprattutto ai giovani, cosa sia stata la Shoah, la metropolis, la madre patria di tutti i mali. Fare memoria è fondamentale in momenti in cui prevale il codice della dimenticanza e l'ossessione del presente. Compito nostro dell'università è fare cultura, 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 perché i conflitti non sono mai di culture, ma di ignoranze. Capire, vigilare, fare cultura, questo è l'unico antidoto ai latenti, sempre risorgenti, fondamentalismi ideologici, politici, religiosi. Ma farei proprio anche l'imperativo classico del conosci te stesso, perché il virus della divisione, della segregazione, dell'apartheid allinea non solo nelle menti dei tiranni o nelle deviazioni delle masse, ma in ognuno di noi. E di qui, dalla persona, dal singolo, può e deve ripartire un'autentica riflessione per un nuovo codice civile, culturale e morale. Buona giornata a tutti e buon lavoro. Ivano Giulio. Per noi la parola memoria può sempre scadere come semplice richiamo teorico, retorico, però per noi cristiani che siamo abituati a celebrare la memoria di Gesù nell'Eucaristia, nel momento più solenne della nostra fede, la parola memoria è una delle parole fondanti del nostro modo di esistere. Il cristiano vive nella memoria di un ebreo e quindi non dovrebbe correre il rischio di una monotona ripetizione, ma sempre, come diceva il presidente della provincia, come sollecitazione ad una crescita, a una assimilazione dei valori del passato per una crescita verso il futuro. Bien, merci, bonjour à tous. Je vais parler d'un événement étrange, une commémoration d'un événement étrange qui est devenu un objet de rituel, un objet de religion civile, un objet de plus en plus vide de sens. Je veux parler de la commémoration de la Shoah. Le drame en 60 ans d'histoire, c'est que la Shoah, qui était un formidable outil à penser, un formidable outil intellectuel qui interrogeait tout le socle politique de l'Occident, à travers la question « comment sommes-nous arrivés là ?». Le drame, donc, c'est que la Shoah est devenue un obstacle à la pensée, un frein à la pensée. Et je vais donner quelques exemples, parce que c'est devenu une religion moralisatrice, une religion compassionnelle. C'est devenu une religion de la tolérance fade, de l'apologie de l'antiracisme, est devenu une figure de la métaphysique du mal, et c'est devenu aussi, à travers elle, le peuple juif, le signe même de la vertu. Ce sont des notions que je n'aurai pas le temps de développer ici en 20 ou 25 minutes, mais toutes ces notions renvoient à une conclusion, la Shoah a cessé d'être un objet d'histoire le 27 janvier. En tant qu'enfants des Lumières, nous avons été élevés après la guerre, dans le culte des Lumières. Nous avons tendance à sous-estimer le poids de la peur en histoire. Or, la peur joue un rôle capital en histoire. Elle est au fondement d'un certain nombre d'idéologies, de type paranoïaque, totalitaire, sans lesquelles on ne comprend pas l'événement. Par exemple, si je dis qu'en 1943, au moment où la Shoah globalement est presque terminée, Hitler a une peur panique des Juifs, j'aurais du mal à me faire comprendre des contemporains. Et pourtant, c'est la vérité historique. Les nazis idéologues, qui croient à leur discours,
sont pénétrés, sont envahis par une peur phobique totalement folle, totalement irrationnelle des Juifs qu'ils sont en train d'assassiner. C'est ça la situation paradoxale. Les Juifs n'ont aucun pouvoir, ils sont le peuple le plus démuni de la Terre, assassinés, et ce sont eux qui font peur aux